Bene. La sequenza del film che abbiamo visto è tratta da un'opera cinematografica uscita soltanto 2 anni fa nelle sale di un regista turco, Fatih Akin, che racconta il dramma degli armeni cristiani all'inizio della Prima Guerra Mondiale, uccisi in una sorta di primo grande genocidio del XX secolo dai turchi islamici ottomani. Avete visto lì il protagonista del film, che è uno di questi armeni cristiani che vive in un villaggio armeno in Turchia e che a un certo punto vede dispersa l'intera sua famiglia. Sua moglie viene uccisa, le figlie vengono deportate, lui non sa per molto tempo dove. Lui stesso viene prima imprigionato, costretto ai lavori forzati e poi giustiziato, anche se chi gli deve tagliare la gola, alla maniera propriamente tipica, gliela taglia male e quindi non riesce ad ucciderlo, ma lo lascia lì come per morto. Difatti il titolo originario di questo film è The Cut, che significa il taglio, mentre il titolo italiano, come abbiamo visto, è il padre che è lui, padre alla ricerca delle figlie, delle due figlie, il padre che poi è anche il Dio, col quale si mette a confronto per tutta la durata del film. E rimane vivo, però perde la possibilità di parlare perché le corde vocali vengono traumatizzate in maniera irreversibile, non riesce più a parlare e poi in un campo profughi ritrova la sorella della moglie, sua cognata, che appunto, come abbiamo visto nella sequenza, gli racconta la tragedia che è successa. E lei stessa è ormai ridotta a mal partito e chiede al cognato, al protagonista del film, di essere uccisa, di essere aiutata a morire. Aiutami a non soffrire più, abbiamo sentito. Lui si chiama Nazareth. Nazareth, aiutami, liberami, dice con precisione. E la donna stessa dice: Dio non è misericordioso. E anche lui, subito dopo aver liberato, tra virgolette, la cognata, ha un moto di ribellione nei confronti di Dio. Si mette a tempestare il cielo dal basso con colpi di pietra e come a dire che Dio davvero appare come non misericordioso fin tanto che noi non lo incontriamo col volto che possiamo riconoscere, col volto nel quale possiamo immedesimarci e perciò col volto che ci può spingere a essere a nostra volta misericordiosi. Misericordiosi proprio con lui, con Dio, nei confronti suoi, nei confronti di Dio. E tutto questo avviene nell'ultima scena del film ad Aleppo. Aleppo è la città martoriata che ormai non esiste più. Già da qualche anno
gli intellettuali di tutto il mondo scrivono sui giornali di salvare Aleppo. In Italia lo fa con insistenza sul Corriere della Sera Andrea Riccardi in particolare. Salviamo Aleppo. Aleppo è distrutta e lì Aleppo è liberata dalle forze alleate che perciò cacciano via i musulmani, i turchi musulmani. E lì lui, che persino aveva quasi fatto un atto di apostasia, si era cancellato con la pietra, avete visto il segno della croce che lì usano al momento del battesimo, incidere sul polso di ogni persona, fa questo tentativo di abrasione del suo cristianesimo, del suo riferimento al Dio di Gesù Cristo, ma poi al momento di prendersi la sua vendetta contro chi lo ha fatto soffrire o contro la gente che appartiene al popolo che i cui capi l'hanno fatto soffrire, depone la pietra, finisce per non unirsi a quel gesto di lapidazione collettiva, abbiamo visto. Perché? Perché incrocia lo sguardo di un bambino, colpito peraltro dalla pietra scagliata da qualcuno, e in quel volto sembra riconoscere quel volto invece astratto, senza lineamenti, perciò irriconoscibile, contro cui si era ribellato. E allora lì viene come contagiato di misericordia, di compassione. È come se facesse l'esperienza del buon samaritano di cui abbiamo parlato già ieri sera. Gli si sciolgono le viscere, gli si scioglie lo stomaco e allora fa cadere la pietra, vive questa esperienza fondamentale di commozione viscerale, di compassione, perciò di misericordia, e non incontra più Dio al di sopra di lui, lì confinato in un cielo inarrivabile. A colpi di pietra non scalfibile, ma anche inattingibile. Dio si attinge quando invece lo si incontra quasi frontalmente, secondo il messaggio di questo film. E quando lo si incontra nel volto di un innocente, che poi è davvero l'annuncio cristiano nel Nuovo Testamento, nei Vangeli che parlano di Gesù, per come li interpreta uno dei primi autori cristiani del Nuovo Testamento, San Paolo. Egli è il volto visibile del Dio invisibile. E tutto acquista senso, e tutto si illumina di significato. Ritorneremo alla fine di questa nostra meditazione su queste sequenze del film di Fatih Akin. Per ora invece iniziamo con l'ascolto della pagina evangelica su cui vogliamo insieme meditare stasera, il capitolo 15 del Vangelo secondo Luca. Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi però mormoravano: costui riceve i peccatori e mangia con loro. Al sentire questo, egli disse loro questa parabola: chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va dietro a quella perduta finché non la ritrova? Ritrovatala, se la mette in spalla tutto contento. Va a casa, chiama gli amici e i vicini dicendo: rallegratevi con me perché ho trovato la mia pecora che era perduta. Così vi dico, ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione.
O ancora, quale donna, se ha 10 dracme e ne perde una, non accende la lucerna e spazza la casa e cerca attentamente finché non la ritrova? E, dopo averla ritrovata, chiama le amiche e le vicine dicendo: rallegratevi con me, perché ho ritrovato la dracma che avevo perduta. Così vi dico, c'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. Disse ancora: un uomo aveva 2 figli. Il più giovane disse al padre: padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta. E il padre divise tra loro le sostanze. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò le sue sostanze vivendo da dissoluto. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le garrube che quei porci mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora rientrò in se stesso e disse: quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui invece muoio di fame. Mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni. Partì e si incamminò verso suo padre. Quando era ancora lontano, il padre lo vide e, commosso, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo, mettetegli l'anello al dito e i calzari ai piedi. Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiate e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò un servo e gli domandò che cosa fosse tutto ciò. Il servo gli rispose: è tornato tuo fratello e il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si arrabbiò e non voleva entrare. Il padre allora uscì a pregarlo, ma lui rispose a suo padre: ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo comando. E tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che questo tuo figlio che ha divorato i tuoi averi con le prostitute è tornato, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo, ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. È un'altra bella e significativa icona evangelica della misericordia. Ed è facile riprendere il filo della meditazione sviluppata già ieri sera. Già ieri abbiamo detto che la misericordia è, secondo il Gesù che racconta nel Vangelo di Luca la parabola del cosiddetto buon samaritano, è, dico, una attitudine non sacrale. Potremmo dire un'attitudine umanistica, la misericordia di Dio, perché Gesù sta parlando della misericordia di Dio Padre suo, la misericordia divina è una propensione umanistica, in questo senso non sacrale, perciò quasi laica, per usare una parola, diciamo, di moda ai nostri giorni.
Secondo le voci verbali usate lì dall'Evangelista Luca, è una commozione viscerale, si commosse visceralmente o maternamente, come fa una mamma. Non è mero buonismo la misericordia di cui parla Gesù di Nazareth, e non è perciò neppure semplice compassione emotiva, perché ha una sua forza concreta, ha una sua efficacia fattiva. La misericordia fa muovere Dio verso gli uomini e fa smuovere le cose umane. Mette in moto una storia nuova, che è storia di salvezza. Così accade nell'arco di tutta quanta la vicenda di Gesù narrata nei Vangeli. L'evento di Cristo Gesù, il fatto da Lui impersonato, sovverte nella nostra storia comune di uomini ogni antica distinzione tra sacro e profano. Giacché Cristo Gesù innesta la visita di Dio nel mondo, in ciò che è tutt'altro rispetto a Dio. Egli mangia coi pubblicani, e non c'è nulla di più profano che la cerchia dei pubblicani. Sono impuri, sono la peggiore specie di collaborazionisti degli impuri romani. Per gli ebrei dell'epoca di Gesù, dell'ambiente in cui Gesù viveva, i romani erano, diciamo, la personificazione del male demoniaco, di Satana stesso. Avete presente una delle pagine evangeliche che raccontano un esorcismo importante compiuto da Gesù nella Decapoli, prima di entrare in una città della Decapoli? C'è un indemoniato che sbarra la strada a tutti, anche a lui e ai suoi discepoli, e Gesù lo libera col suo metodo, provocando il Satana che è dentro quella persona, smascherandolo come tale, costringendolo a dire il suo nome: come ti chiami? E quello, messo alle strette, deve svelarsi nella sua presenza negativa e risponde all'interrogativo fattogli da Gesù: mi chiamo Legione. Legione. Alcuni dicono perché erano in tanti. C'è però come un sottotesto ispirato, direi quasi politicamente, in questo racconto dell'episodio. Legione, non a caso. Permettici dunque di riversarci tutti in quella mandria numerosa di porci, che così impazziscono e vanno a buttarsi nelle acque del fiume o del mare, giù dal dirupo, e finiscono tutti per morire, per annegarsi. I porci sono i suini. In quell'orizzonte culturale e per quella sensibilità religiosa, l'animale simbolo del demoniaco, di Satana. E la legione romana che stava a distanza lì, in Palestina, al tempo di Gesù, quella sotto il comando di Ponzio Pilato, era denominata, questo lo hanno acclarato gli studiosi contemporanei, decima legio fretensia, la decima legione fretensia, così si chiama, che era costituita tutta da soldati provenienti dalla Sicilia e dalla Calabria. Era una legione terribile, perché sarà quella che metterà
a ferro e fuoco la fortezza di Masada espugnandola qualche decennio dopo la morte di Gesù, e quella che causerà la distruzione del Tempio, e quella che però acclamerà pure ben due suoi generali come imperatori di Roma. E sapete bene che a quel tempo gli imperatori venivano fatti per acclamazione dalle loro legioni, se erano più o meno forti delle altre legioni, più o meno terribili. E questo era terribile: Vespasiano e Tito, imperatori. Erano terribili questi siciliani in Palestina e questi calabresi. Sui loro stendardi, è stato acclarato storicamente, il loro simbolo era un grugno di maiale nero. Maiale nero. Maiale nero è del messinese, va bene? Sicuramente. Nelle campagne di Caltanissetta è stata ritrovata un'urna cineraria databile alla seconda metà del primo secolo d.C., che conteneva le ceneri di un certo, ora non ricordo il nome, Liberto di Tito, uno dei servitori di Tito. A quel tempo i soldati, soprattutto gli ufficiali, non se ne andavano a casa finché il loro generale non li dispensava definitivamente dal servizio militare. E questo l'aveva ben servito, c'è scritto, e quello lo rende liberto e gli dà un grande appezzamento di terra qui in Sicilia. E quindi quello se ne torna in pensione. La figlia racconta tutto questo e dice: qui ci sono le ceneri di questo mio padre che fu ufficiale e poi liberto di Tito generale. Interessante tutto questo, ma i pubblicani, cioè gli esattori delle tasse, erano collaborazionisti di tutti questi impuri demoni, erano satanassi loro stessi per i conterranei e i contemporanei di Gesù di Nazareth. Egli non di meno mangia insieme con loro nelle loro case, dialoga con le prostitute, biasima i farisei e i dottori e confuta i dottori del Tempio, rimprovera i leviti per avere ridotto la casa del padre suo, cioè il Tempio di Gerusalemme, a una spelonca di ladri dove si fanno commerci che non hanno niente a che fare col dialogo con Dio. Entra a casa di Zaccheo, l'impuro collaborazionista per eccellenza, perché è il capo degli esattori delle tasse, dei pubblicani di Gerico. E lì la cosa importante: Gesù dice: Zaccheo, oggi mi fermo a casa tua, entro a casa tua. E i detrattori di Gesù, che sono i soliti scribi e farisei in questo racconto evangelico, dicono una frase che è lieto annuncio, è propriamente Vangelo, anche se sulle loro labbra suona come critica a Gesù. Dicono: è andato ad alloggiare da un peccatore. Ma questo è Vangelo, questo è lieto annuncio. Proprio lui, per conto di Dio Padre suo, è andato ad alloggiare a casa di un peccatore. Questo è il salto, lo scavalcamento del recinto sacro che Dio in Gesù compie. Questo è andato ad alloggiare da un peccatore. Per loro è una cosa abominevole, ma questo è il Vangelo, il lieto annuncio che noi dobbiamo udire, recepire, da cui dobbiamo farci rasserenare, rallegrare. Si porta appresso questo Gesù un altro impuro pubblicano, Matteo, che diventerà evangelista, esattore anche lui delle tasse, oppure Pietro e gli altri amici di Pietro, che sono pescatori di Galilea, sono esperti, direi, nei lavori feriali quotidiani dell'epoca, non sono certamente esperti nel culto templare e non sono addetti ai lavori dentro la sinagoga, non sono né sacristi né preti dell'epoca. A un fariseo buono, onesto,
come Nicodemo, chiede di rinascere di nuovo. Buono e onesto, ma lui deve essere di più. E nel discorso della montagna riguardo a scribi e farisei dice: se la vostra giustizia non sarà superiore a quella di loro, non entrerete nel regno. Questo Nicodemo lo incontra non nell'atrio del tempio, ma per le strade della città di notte, quasi a volerlo incontrare nel buio dei suoi dubbi spirituali, religiosi, esistenziali. Egli non è della tribù di Levi, è un rabbi sì, ma non appartenente alle scuole dell'epoca. La parabola del buon samaritano di cui abbiamo parlato ieri, da questo punto di vista è veramente emblematica. Ci dice che egli si concepisce oltre Aronne e oltre Levi, che sono i due capostipiti delle due tribù, diciamo, addette al servizio sacro in Israele. E oltre Aronne ed oltre Levi, perché si dimostra capace di abitare la strada, proprio come si addice a Dio Padre suo, che non vive chiuso e fermo dentro templi fatti da mani di uomo, ma piuttosto cammina col suo popolo. Questo è il Dio di cui viene a parlare Gesù di Nazareth. Ora, le parabole raccontate nel capitolo 15 di Luca, noi diciamo le parabole, ma gli studiosi del Nuovo Testamento e dei Vangeli si arrabbierebbero a sentirci parlare così, perché in realtà è una parabola, lo dice del resto il testo stesso. Gli scribi e i farisei si mormorano contro di lui perché sta a casa di pubblicani e di peccatori, e quello racconta dunque a loro una parabola, una, è un'unica parabola in realtà, è un'unica parabola, anche se è divisa in tre pezzi: la pecora smarrita, e la dracma perduta e poi il figlio. Dico, in questa lunga parabola che piglia tutto il 15° capitolo di Luca, o in queste tre parabole strettamente connesse tra di esse, noi troviamo l'aiuto per fare un ulteriore passo avanti nella comprensione della misericordia di Dio. Se essa, come abbiamo già detto ieri, non è un semplice gesto rituale, se essa è una attitudine, diciamo con una parola dei nostri giorni, pro-esistenziale, un essere disposto verso, non un sancirsi, un mettersi a parte, un ritagliarsi rispetto a tutto il resto, ma anzi un riversarsi, un proiettarsi. Se, come dicevo, un'attitudine non sacrale, in un certo senso se è una disposizione profana, come dice l'etimo della parola stessa, che del resto è proveniente dal greco. Profano significa che sta davanti a ciò che è sacro, davanti al tempio, ma stando davanti al tempio vuol dire, gioco forza, che sta fuori dal tempio ancora. Va bene? Se questa misericordia è la capacità di stare fuori dal tempio, come è vissuto e come è concepito da quegli uomini al tempo di Gesù, Gesù ha un grande rispetto del tempio. Per questo si mette a rovesciare i banchi di quelle persone che abusano di quella casa del Padre suo. Dunque, dice, questa misericordia, dunque dico, possiamo dire di questa misericordia che essa non è neppure una semplice, attenzione a quello che ora dico, non è neppure una semplice reazione al peccato degli uomini. La misericordia non è, possiamo dire, dico una parola ma la spiego subito, amartiocentrica. Amartia in greco, nel greco dei Vangeli, significa appunto peccato. Amartano significa peccare. La misericordia non è una cosa che si comprende a partire dal peccato,
quasi che se non ci fosse il peccato lei non ci sarebbe neppure, no. È piuttosto un fatto teocentrico, cioè che mette al centro Dio stesso, perché appartiene a Lui, dicevamo già ieri, è il nome stesso di Dio, esprime l'identità di Dio. Per capire la misericordia bisogna partire da Dio, non dal contrario di Dio, che in questo caso è il peccato. Dunque essa non è una semplice reazione al peccato, e se è reazione al peccato, perché in un certo senso e in una certa misura pure è la cura di Dio al peccato degli uomini, dunque una reazione in ogni caso, se è reazione al peccato, allora occorre ricomprendere il peccato stesso alla luce della misericordia, non la misericordia in conseguenza del peccato, ma il peccato ricomprenderlo alla luce della misericordia. La misericordia, infatti, dicevo, ha a che fare con Dio, è teocentrica. Dio si comporta misericordiosamente. Potremmo anche dire Dio Padre si comporta maternamente, cioè vede e si commuove. Anche in questa parabola abbiamo visto che il Padre lo vide da lontano e si commosse e si mise a correre. È sempre la stessa dinamica. Vede e si commuove perché è Dio. Dio vede e si commuove perché è Dio, perché ha queste viscere che lo costituiscono così, in maniera specialissima, speciale nei confronti delle altre inesistenti del resto di divinità, Astarte e compagnia bella, ma in maniera anche sovraeccedente rispetto agli uomini. Dio opera misericordiosamente, maternamente, non perché vuole riparare al peccato e ai suoi sfaceli, ma perché è Dio, perché è fatto come è fatto, potremmo dire, perché è fatto maternamente. Il suo comportamento misericordioso scaturisce dal suo intimo essere, dalle sue viscere uterine, Rechem, Rahamim, abbiamo già detto ieri. Egli opera così come opera perché è buono. Già nel capitolo 49 del profeta Isaia, nell'Antico Testamento, si legge questo, promessa fondamentale di Dio al suo popolo, anche a noi. Se anche una madre si dimenticasse del suo figlio, io non mi dimenticherò mai di voi. È più che una madre, perché è Lui ed è buono. Come ci ricorda un'altra parabola evangelica, quella degli operai chiamati a lavorare in diversi orari della giornata nella vigna di un ricco signore. Alla fine questi, anche se lavorano diversamente, vengono tutti salariati, pagati, stipendiati con la stessa somma, che è il massimo, perché egli ha pattuito il massimo con quelli della prima ora e poi dà la stessa mercede anche a quelli dell'ultima ora. E quelli gli chiedono con più ragione: come mai questo? Non dovresti dare di meno a loro, o comunque allora non dovresti ancora dare di più a noi? E il personaggio di cui racconta nella sua parabola Gesù, che cosa risponde in quel frangente? Perché siete invidiosi che io sono buono? Io sono buono. La sua giustizia coincide con la sua bontà, e la sua bontà non è di tipo retributivo, cioè io non pago secondo le vostre cangianti e disuguali misure. Se la tua misura è grande ti do tanto, se la tua misura è esigua ti do tanto, e così via. No, no. Io retribuisco, se così possiamo dire, secondo la mia massima misura, e perciò do tutto a tutti, il massimo che si possa dare. Per questo sono buono. E la sua bontà è incommensurabile, cioè non si può misurare con i criteri umani. Spiazza la valutazione che ne possono fare quei personaggi nella parabola. Ma in questo senso anche la sua giustizia è da ricomprendere completamente.
smarcarci dalla centralità del peccato, però non è facile. Persino San Paolo in Romani 11:32 sembra dotare di valore grande il peccato al fine di giustificare la misericordia divina per tutti. Lì scrive così San Paolo: Dio ha rinchiuso tutti, Israele e noi, nella disobbedienza. Paracoè, la parola greca usata lì da San Paolo, disobbedienza, il peccato come disobbedienza. Dio ha confinato tutti nella disobbedienza per usare a tutti misericordia. Quindi prima ci vuole la disobbedienza per poter essere misericordiosi. Sembrerebbe questo il timbro, il significato di questa affermazione di San Paolo, però io penso che proprio la parabola del figliol prodigo cosiddetto ci aiuti a capire il significato di questa affermazione paolina. Cos'è questo confinare entro i limiti della disobbedienza? E che cos'è questa disobbedienza? La parola greca paracoè significa andare oltre l'ascolto, acuo, acuein, in greco significa ascoltare. Ascoltare è l'atteggiamento tipico del figlio. Gesù nella sua esperienza umana, nella carne di tutti noi, scrive sempre scritto nella lettera agli Ebrei, imparò di nuovo l'obbedienza dalle cose che patì. Lui era già figlio, eternamente figlio, da sempre figlio, nel seno stesso eterno del Padre, figlio del Padre, ma nella carne umana, in mezzo a noi e come noi, reimpara a essere figlio. Questo vuole dire il testo biblico lì, fondamentale. Reimpara, cioè riascolta il dirsi di Dio, che è sempre uno, perché Dio in se stesso ha un logos, ha un verbo, ha un figlio soltanto. La parola di Dio è sempre una. Dice il versetto 12 del Salmo 62 nell'Antico Testamento: una parola Dio dice, due ne odo io. Una parola Dio ha detto, due ne ho udite. Perché questo? Perché Dio ha una sola parola, che è proprio il Figlio, non c'è verso, il verbo suo, il logos suo, diciamolo alla latina, diciamolo alla greca, diciamola come vogliamo. Però bisogna udirlo due volte. L'Antico e il Nuovo Testamento questo è. E Gesù stesso si reinterpreta nella carne umana. E poi può essere perciò ermeneuta, può essere guida per una ricomprensione di tutto quanto con i suoi discepoli. Per esempio nel capitolo 24 conclusivo del Vangelo di Luca, il risorto si accompagna ai due di Emmaus dicendo loro cosa si riferiva a lui veramente nelle scritture antiche, in Mosè e nei profeti, perché quelli poverini non avevano capito niente, s'attendevano un'altra cosa che liberasse chissà come e perché il popolo di Israele. Quello dice no, no, no. Spiegò loro cosa davvero a lui si riferiva nelle scritture antiche. Ecco, una parola Dio dice, due ne odo. Solo che la paracoè significa distrazione rispetto a questo ascolto che si deve al Padre. E perciò se uno si distrae dall'ascolto al Padre, fuoriesce dalla relazione filiale con lui. Rischia di non sentirsi più figlio, che è poi l'esperienza del figlio al prodigo, nella parabola di Luca 15. Che cos'è dunque questo confinare tutti nei limiti della disobbedienza, di questa distrazione grave, di questo fraintendimento? Se uno si distrae rispetto a quello che l'altro sta dicendo, rischia di fraintenderlo. Gravissima iattura. Che cosa significa questo non ascoltar più? La disobbedienza questa è, questo non essere più figli. Anche nel nostro linguaggio siciliano, quando ci riferiamo con inflessione dialettale ai bambini discoli, diciamo è disobbediente, oppure diciamo non ascolta mai, non ascolta mai, perché questo. Benissimo, cosa significa confinare tutti dentro questa disobbedienza?
Questa cosa si comprende se si pensa alla vicenda del figlio prodigo. Anche lui è nella disobbedienza, anche lui non sta più in ascolto del padre, cioè si tira fuori dalla condizione filiale. Anche lui rischia di fraintendere la condizione filiale nei termini di qualcos'altro, nei termini del servizio servile. Dice: mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: prendimi come uno stipendiato qualsiasi, come uno dei tuoi servitori a pagamento. Rinuncia al suo statuto filiale. Va bene? Perché? Perché fraintende il suo rapporto con Dio, giacché non ascolta bene. Non ascolta bene. E anche il fratello maggiore scivola nello stesso, come dire, errore. Dice: io non ho mai trasgredito nessuno dei tuoi comandi. Potremmo anche tradurre: io non ti ho mai disobbedito, ti ho sempre servito. E il padre dice: non è questo il tema nostro, non è trasgredire o non trasgredire a una legge, non è essere o non essere fedele servitore, è stare in rapporto filiale con me. Tu sei il mio figlio, ciò che è mio è tuo. Noi dobbiamo immaginare questo ricco signore protagonista della parabola di Gesù come il creatore che è raffigurato nei mosaici di Monreale. Avete presente? Lì c'è il creatore che ha lo stesso volto del figlio suo, o meglio, il figlio suo ha lo stesso volto del padre. Non è che Dio creatore a Monreale ha la stessa faccia del figlio di Gesù. No, Gesù ha lo stesso volto del padre, perché lui è rivelazione dell'invisibile volto del padre suo. Questa è la logica. In ogni caso lì Dio com'è? Rivestito come un ricco signore, è il signore del mondo, lo sta facendo. Lì è iconografato tutta l'opera dei sei giorni, fino ad arrivare alla creazione dell'uomo. E lì c'è un particolare bellissimo. Non so se ci avete mai posto attenzione. C'è questo ricco signore che è come il ricco signore della parabola raccontata da Gesù, che vuole, creando Adamo, fare quello che nella parabola vuole fare il ricco signore, cioè trasmettere tutto ciò che è suo, la sua immensa eredità, a quell'altro che gli sta a cuore, a quel suo figlio prediletto. Che cosa fa nel racconto? Subito gli mette l'anello al dito, segno dell'autorità. La veste bella, lo riveste. I calzari ai piedi. Lì Adamo è ancora nudo e, curiosamente, anche il Dio creatore appare nudo in una parte del suo corpo, i piedi. Sono senza sandali. In tutte le altre scene c'ha i sandali. Lì non ha più i sandali, perché quando crea Adam ormai gli sta rendendo presente pienamente nella sua creazione. Adam sono i suoi piedi finalmente poggiati sulla terra, senza più alcun diaframma a distinguere Dio trascendente rispetto al mondo. Ormai lui vi è dentro. Adam è il suo luogotenente, non per niente. E nel destino, possiamo dire più precisamente nella vocazione di Adamo, c'è quello di essere la presenza, forse implicita, non certamente evidente, di Dio nel mondo. È come le orme lasciate da Dio sulla terra. E le orme, lo sappiamo bene, sono concave, possono dire vuoto, sono vuoto. Per un verso dicono vuoto, assenza. Questo è l'uomo, è il segno dell'assenza di Dio. Terribile. Ma pure, essendo vuoto, è anche una capacitas. L'uomo dice l'esigenza che il creato tutto quanto e il mondo stesso sempre hanno di Dio.
segno evidente di un'assenza di Dio che però garantisce della sua presenza, della sua esistenza, del fatto che di lì Dio ha passato lasciando appunto le sue orme, segno della sua presenza. Orbene, tutto questo è da leggere in filigrana almeno, dentro il racconto, dentro la parabola di Gesù. Il padre che fa? Corre incontro a questo figlio disobbediente, che si è distratto dall'ascolto, che non ha più consapevolezza della sua dignità filiale. Quasi fisicamente lo stoppa. Mentre era ancora lontano, gli corse incontro e lo abbracciò. Lo blocca, possiamo dire, sul limite, sul confine della disobbedienza, e racchiude questa sua disobbedienza nell'abbraccio della misericordia. Questo San Paolo vuole dire, quello che aveva già insegnato il maestro di Nazareth. Lo blocca ai limiti della disobbedienza, non lo fa manco finire di parlare. Alcuni esegeti contemporanei fanno un poco di psicologismo interpretando questa parabola. Dicono, il figliol prodigo era un grande mascalzone, voleva ingannare il padre suo, perché lo aveva voluto morto. Quando uno chiede l'eredità, che vuole? La morte del padre, è chiaro. Però questo, vedete quanto Freud c'è, quanto tutti gli altri c'è, quanto Lacan e compagnia bella. Voleva la morte del padre. Il padre non muore, non se ne riesce a liberare, e allora lui cerca di aggirare l'ostacolo. Dice, mi conviene in ogni caso entrare, anche se come stipendiato. In ogni caso il padre davvero confina questa sua disobbedienza, questo suo fraintendimento, lo coibenta con il suo abbraccio di misericordia. Tutti dentro il confine della disobbedienza, della non figliolanza, per essere tutti accolti come figli, così dice San Paolo, nel figlio. E qui bisogna azzardare qualcosa. Il figlio può essere benissimo riconosciuto nel figlio prodigo. Io per ora l'ho detto da me stesso, però oggi ho letto su Avvenire una anticipazione di un libro di Benedetto XVI che è uscito a quanto pare oggi nelle librerie, sulla fede, ma anche sulla misericordia come la intende Papa Francesco. Guardate che intrigante sarà questo libro. E l'anticipazione toccava proprio sta questione del figliol prodigo. Dice Benedetto XVI, il figliol prodigo in realtà è proprio Gesù. Devo dire che io sono convinto della medesima cosa. Dice San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 15, lo costituì peccato per noi. Il padre costituì il figlio suo peccato, e Galati 3 dice lo ha fatto per noi maledizione, perché al posto suo in lui fossimo benedetti. Attenzione, lo costituì peccato, lo costituì maledizione. Cristo Gesù diventa rappresentante della non figliolanza, per questo reimparò l'obbedienza dalle cose che patì. Reimpara a essere figlio in questa condizione che è quella umana, per però ricondurla al padre, per riconsegnarla all'abbraccio del padre che finalmente trincera questa disobbedienza e la neutralizza e se la riporta a sé. Cosa ci dice questo comportamento divino? Ci dice che la misericordia, prima che perdono, è ancora una volta, come già ieri, commozione. Lo vide da lontano e si commosse. La voce verbale in greco è di nuovo quella di ieri, del buon samaritano, splanchnizomai. Splanchina in greco significa viscere, interiore.
Di nuovo splanchnizzo, ma si commosse. E di nuovo quel movimento che abbiamo già incontrato ieri in Esodo 3:7, gli corse incontro. Ho sentito il grido degli israeliti, ho visto la loro sofferenza e ho deciso, voglio scendere incontro a loro. Esodo 3:7. Di nuovo compozione viscerale, non emotiva, non semplicemente intimistica, non inerte, piuttosto dinamica, fattiva, concreta. Quando le viscere di Dio si muovono, si smuovono, si scuotono, allora tutto il resto si mette in moto. Si tratta, dicevo, di una attitudine materna, una dit. Ieri ne ho citato uno, lo ripeto per chi per caso ieri non c'era. La dit è una sentenza spirituale, teologica, religiosa, di ispirazione coranica, ma non coranica, non si trova nel Corano. È una tradizione orale che i musulmani fanno risalire all'insegnamento del profeta Maometto. Sono i detti di Maometto, non registrati, non fissati per iscritto nel Corano. Ecco, un hadith di Maometto raccontato da Al-Ghazali, che è un mistico sufi, un filosofo musulmano, iraniano, persiano del XII secolo, racconta delle 100 misericordie di Dio. Dio è 100 misericordie, per dire che la pienezza, loro dicono sempre 100, va bene? Di queste 100 misericordie però un giorno Dio vuole darne un pezzettino al mondo che lui ha creato. La centesima parte di questo suo essere totalmente misericordia la vuole regalare al mondo e perciò agli uomini. E quale parte regala? La tenerezza, che è quella tipica delle mamme, di tutte le mamme, anche di quelle che forse possono dimenticarsi del loro figlio. Dice la ditta di Maometto, anche di mamma lupo, anche di mamma tigre, che sono terribili nel loro campo, però sono delle mamme, per i loro cuccioli si sciolgono. Questo è la misericordia per come la attingiamo noi. La misericordia di Dio Padre sul versante nostro è riconoscibile come una sorta di istinto materno. Alla luce di questa misericordia possiamo e dobbiamo reinterpretare il senso del peccato e il senso del comportamento nostro e di Dio. Se la misericordia di Dio è questo, dunque il peccato che cos'è? Anche nella parabola di stasera, che cos'è questo peccato? Nella parabola del figlio prodigo il peccato non è innanzitutto un reato e non è neppure una colpa. Cioè dobbiamo smarcarci da questa mentalità legalistica che a volte ci fa interpretare il peccato come un reato, come una colpa, o comunque come una mancanza nei confronti di una qualche legge, fosse anche quella di Dio. Nella parabola in questione non è certamente reato, cioè non è una trasgressione della legge. Il figlio maggiore dice, io non ho mai trasgredito un tuo comandamento. E il padre mi fa capire, ma che c'entra, ma che mi stai dicendo? Ma vedi che non capisci niente, ma vedi che anche tu sei nella disobbedienza, cioè nella distrazione di ciò che io sempre ti ho detto, nel fraintendimento della nostra relazione. Ma vedi che anche tu ti consideri semplicemente un servitore, non un figlio che è tutt'uno con me e che ha già la mia eredità tutta quanta. Non è trasgressione di una legge, non è reato. Perché se fosse reato che cosa dovrebbe capitare? Per chi commette la trasgressione di un comandamento c'è la pena che si deve espiare. La risposta da parte di chi commette il peccato inteso come reato è l'espiazione, pagare il fio, scontare appunto la pena. E da parte di chi dovrebbe sanzionare invece la trasgressione ci può essere o l'assoluzione o la condanna. Ma qui abbiamo visto per caso condanna? No.
E abbiamo visto assoluzione. No. Abbiamo visto un'altra cosa. Perché? Perché il peccato non è reato, non è trasgressione di una legge. Quindi non c'è nulla da condannare, ma manco nulla da assolvere. Non è neppure una colpa. La colpa è una azione deliberatamente lesiva di una norma o dannosa e offensiva verso qualcuno. E perciò per chi la commette ancora una volta c'è l'espiazione, per chi la deve sanzionare ancora una volta la condanna o l'assoluzione. Ricordate la pagina evangelica di domenica scorsa, di 2 giorni fa, nell'Eucaristia? Giovanni 8, il Vangelo dell'adultera. Attenzione, questa per gli studiosi è una pagina lucana di Luca, inserita in maniera spuria dentro il Vangelo di Giovanni. Non è di Giovanni, secondo gli studiosi, perché il lessico, il vocabolario, lo stile letterario, il contenuto tematico è molto più lucano che non giovannino. Però la tradizione della Chiesa così ce lo consegna, questo episodio evangelico, e così noi lo riceviamo e lo ascoltiamo. Ha il suo significato importante. Lì che c'è? Per quelli che vogliono condannare la donna, ma che non vogliono condannare la donna, perché vogliono, dice il testo, accusare il maestro, il rabbi. Gesù vogliono accusare. Vogliono mettere, sì, vogliono imbastire un processo, perché considerano il peccato come un reato, ma vogliono mettere sotto processo il maestro più che la donna. Dunque c'è una flagranza di reato, l'abbiamo colta mentre faceva adulterio. Lì il peccato non si scappa, c'è sicuramente. Ma qual è il peccato? In che senso è peccato? C'è la flagranza di reato, c'è perciò l'appello alla legge di Mosè. Mosè ci ha comandato nella legge di fare così e cosà, di lapidarla. E c'è il tentativo di mettere sotto processo Gesù stesso. Perché? Perché lo sanno che Gesù ha un'idea strana riguardo al peccato. L'hanno capito da tanti episodi. Vuoi vedere che questo dice, ma che non ha peccato? Ma Gesù non dice non ha peccato, perché quella donna ha peccato. Va bene? Però dice che non ha peccato per come loro pensano abbia peccato. Infatti che fa Gesù? Gesù si rivela nella sua autorità, possiamo dire, di nuovo Mosè. Scrive per terra. Gesù non scrive mai nei Vangeli, e difatti non ha mai lasciato niente di scritto. Scrive solo una volta, proprio lì. C'è scritto 2 volte, scrisse per terra col dito e poi di nuovo riprese a scrivere. Quindi sicuro scrive. Che scrive? Qualcuno dice i peccati di tutti quelli che stavano lì. Non lo so. Io penso che sia un gesto appunto mosaico, come Mosè scolpisce il decalogo nelle pietre, lui riscrive la legge, o meglio la reinterpreta, e scrive un comandamento importantissimo che quelli non avevano mai recepito e perciò manco vissuto, il comandamento della coscienza. Il peccato non è un reato che noi dobbiamo vedere e perciò anche sanzionare negli altri. Il peccato è un qualcosa di nostro, ora vediamo che cosa, ma di nostro, di cui ci dobbiamo rendere umilmente consapevoli per poterlo vincere, per poterlo superare, per poterlo guarire. Non negli altri, ma in noi. Non un processo agli altri guarisce il peccato o sanzione il peccato, ma un esame di coscienza. Questa è la reazione al peccato. Gesù dice che chi non ha commesso il peccato scagli la prima pietra. Come dire, chi non ha sbagliato mai, avanti, si mette a giudicare. Va bene? E quelli se ne vanno tutti. Nessuno ti condanna, non c'è condanna, perché lì il peccato non è un reato, un'infrazione della legge, della Torah mosaica, no, no. Perciò nessuno può condannare, perché si vede subito che il peccato non è un reato. Se non è un reato non ci può essere condanna, ma manca assoluzione.
nessuno ti condanna, neppure io ti condanno, e tuttavia va e non peccare più. Gesù non è che sta dicendo dunque non hai mai peccato, no, no, hai peccato, non peccare più. Non peccare più. Che cos'è questo peccare? Gesù non abolisce o non ignora il peccato, ma certamente dice che non è una cosa da condannare perché non è un reato o una semplice colpa. Il peccato è invece un errore, è uno sbaglio madornale. In greco amartia, quel termine che usavo e che ricorre in queste pagine evangeliche, soprattutto in Luca 15, amartia è lo sbaglio che il cacciatore a quell'epoca faceva quando mancava il suo bersaglio. Può un cacciatore che va a sparare un gerbo sbagliare deliberatamente? No, lo sbaglio è sempre non deliberato, se no sarebbe cretino neppure andarci a caccia, se non vuole ammazzare niente, sbaglia perché scivola, perché non tende bene l'arco, perché non prepara bene l'arco, perché non mira bene, sbaglia, ahimè sbaglia. Il cacciatore senza volere sbaglia. Amartia in questo caso è anche un disorientamento, quando uno sbaglia direzione, si disorienta, è uno smarrirsi, è un perdersi di casa, è un allontanarsi da casa. Ed è proprio la vicenda raccontata nella parabola del figlio prodigo. Quello è il peccato. Il peccato non è un'infrazione, non è un reato, è uno smarrimento. Quello si allontana, si perde di casa. Per riparare il peccato inteso così, occorre non l'espiazione, bensì il pentimento. In ebraico shuv, la conversione, in ebraico teshuva, che significa ritorno. La conversione è ritornare nella Bibbia. È quello che fa, torna, mi alzo e torno. Solo questo può fare il peccatore. Se il peccato è lo smarrimento, l'allontanamento, l'errore madornale, ho sbagliato i calcoli veramente, ritornare. E da parte di chi deve, tra virgolette, sanzionare il peccato così inteso, cioè da parte del padre, il protagonista di quella parabola di Gesù, c'è che cosa? C'è l'assoluzione, la condanna? No. C'è una sola cosa. Se uno torna, che cosa si può fare? L'accoglienza. La reazione di Dio, la misericordia di Dio al peccato nostro è l'accoglienza. Il perdono senza sanzioni, il riaccoglimento di chi si era perduto e viene ritrovato, lo spiega il padre al figlio maggiore, si era perduto ed è stato ritrovato, era come morto ed è tornato in vita. E perciò l'accoglienza si esprime nella festa e nella gioia del ritrovamento. Per questo si tratta di un'unica storia, di un'unica parabola. Ci sono le antifone e poi il salmo. Le antifone sono la pecorella smarrita e la dracma perduta. Vengono ritrovate. E che cosa fa? Quello che le ritrova si rallegra, invita gli altri a rallegrarsi e fa festa e vive la gioia. Questa è la cura divina al peccato. Accoglienza, gioia e festa. In questo senso la misericordia è grazia. La misericordia è grazia. La misericordia è venirci incontro, ieri. La misericordia è accoglierci. La misericordia ci prende da ogni lato. Ci viene incontro nella parabola di ieri, ma pure ci aspetta e ci accoglie. Da ogni lato ci avvolge totalmente la misericordia. In questo senso è tutta grazia, totalmente grazia. Questo è
quello che ci insegna Gesù in questo capitolo 15 di Luca. E questo possiamo sottolineare per concludere la nostra meditazione di stasera, ricollegandoci alla sequenza del film, alla clip che abbiamo visto all'inizio. Anche lì, a forza di considerare il peccato come una colpa, l'uomo finisce per addossarla a Dio stesso. È colpa di Dio. A forza di essere legalisti, finiamo non solo per condannare gli altri uomini, ma persino Dio. E questo è nell'esperienza soprattutto dell'uomo della tarda modernità, della nostra epoca contemporanea. Quante volte diciamo è colpa di Dio? Perché ormai tutte le possibilità le abbiamo esaurite. Abbiamo dato la colpa a destra e a manca, a tutti quanti. Ora anche a Dio. È colpa di Dio. È la logica che già porta a morte Gesù di Nazareth. C'è uno studioso che è morto soltanto pochissimo tempo fa, francese, René Girard, grande antropologo, che ha scritto un libro importante, Il capro espiatorio, Gesù stesso. Questo è. Il peccato fa questo tipo di viti. E invece noi dobbiamo riscoprire il volto del figlio nel peccatore stesso. Dobbiamo riscoprire il valore, le possibilità immense della innocenza che solo Dio ci può far conoscere facendo risplendere il suo volto su di noi e in noi, come avviene nella sequenza del film, il volto di quel bimbo che è assolutamente innocente. E possiamo vivere in questo ultimo scorcio di Quaresima la misericordia, o la Quaresima come tempo di misericordia, vivendo l'esperienza dello scambio. Che questo accade in Gesù. Il capro espiatorio è la vicenda stessa di Gesù come la illustra e la interpreta un autore del Nuovo Testamento che è San Paolo, lo scambio. Scrive San Paolo nella prima lettera ai Corinzi che a noi è stata affidata la diaconia teskatalades, questa è l'espressione greca che scrive. Diaconia significa servizio. A noi è stato affidato il servizio o il ministero della riconciliazione, così noi traduciamo questo brano di San Paolo. A noi è stato affidato il ministero della riconciliazione, il servizio della riconciliazione. Però katallages in greco significa precisamente scambio. Noi cioè ereditiamo in Gesù e da Gesù questo compito dello scambio, del metterci al posto di quell'uomo protagonista del film, sicuramente si immedesima, come già il buon samaritano. Sicuramente si traspone, si pone al posto di e si riconosce nel bimbo. Quello che il bimbo innocentemente sta subendo, l'ha subito lui da innocente. La parabola su cui rifletteremo domani sera, del cosiddetto servitore spietato, che è incapace invece proprio di questo ministero dello scambio, di questo servizio dello scambio, di impietosirsi, di immedesimarsi nel limite dell'altro, nella incapacità dell'altro, l'incapacità di poter saldare un debito. E questo è il suo peccato. Il suo peccato è proprio questa incapacità di impietosirsi, di mettersi al posto dell'altro. E sarà
La terza, come dire, sfumatura della misericordia su cui mediteremo ancora domani.